Per te che cosa significa essere ultras? Vivere per quella cosa. Anche essere disposti a morire per quella cosa. Negli ultimi 2 anni era una gran curva perché cantavo tutto lo stadio. È stata attiva nel portare in Inter ai successi. Se qualcosa non andava sarei stato il primo a dire no, c'è qualcosa che non va. Adesso tutti sono volta faccia. Il libro è il secondo libro, perché il primo era Il teppista, dove si parla fino al 2010. Poi la vita un po' più spensierata del mondo ultras, questo un po' più complicato. Si parla più degli aspetti anche di una Milano che cambia. Prima si viveva di emozioni, adesso si vive di niente, si vive proprio di apparenza e di immagine. E proprio per questo senza cuore, perché comunque forse nel mondo ultras il cuore è rimasto quello di 50 anni fa. Allo stadio ritrovi ancora quell'entusiasmo, quella voglia, gente che si fa 4 giorni di viaggio per andare a vedere una partita. La passione non si trasmette, la passione ce l'hai. Ti viene spontanea, la vivi, te la senti dentro e anche i sacrifici non sono sacrifici. Come si organizza un tifo? A prescindere che io sono amante del tifo spontaneo, però non puoi più farlo. Il tifo è organizzato da varie persone che lavorano tutta la settimana per questa cosa. C'è chi si occupa dei cori, c'è chi si occupa della coreografia, di organizzare trasferte, di organizzare qualsiasi cosa, perché ora si parla di numeri grossi. Una volta eravamo piccoli, ti conoscevi tutti e si andava. Ora, con le restrizioni soprattutto, sei vincolato su tante cose, permessi. Poi devo fare la testa del tifoso. Una volta era tutto più spontaneo, per quello ti dico, la passione era passione reale. Quindi oggi è un po' più difficile diventare ultra? Difficilissimo, perché poi solo le restrizioni te lo impediscono. Perché ultra vuol dire oltre. Andare oltre quello che fanno le persone normali, capito? Per te che cosa significa essere ultras? Vivere per quella cosa. Anche essere disposti a morire per quella cosa. E tu che tipo di ultra sei stato quando eri più giovane? Beh, meglio non dire. 20 anni fa. Ero oltre in tutte le cose sono stato oltre. Io andavo perché prima veniva la curva e poi veniva l'Inter. Cioè, nel senso che anche se perdevamo, io ero felice se la mia curva aveva cantato, aveva fatto bella figura, perché comunque era quello che mi rimaneva dentro tutta la settimana, era quello che avevo vissuto in curva. Ho passato anni in cui l'Inter non vinceva niente, figurati, dunque l'unica cosa che ci faceva stare bene era l'appartenenza alla curva. C'è un po' solidarietà, vi aiutate ancora un po', soprattutto dopo il caos dell'inchiesta che è uscita? Certamente, ma c'è sempre stato. Poi nei momenti difficili ti accorgi che diventi più compatto, perché per chi ci tiene si rimette in gioco. E tanta gente che magari aveva mollato un po' capisce il momento, la situazione difficile e si è rimessa ancora in gioco. Sa cosa vuol dire quella curva, sa quello che gli ha dato, c'è gente che c'è morta, c'è gente che è andata in galera, gente che ha perso il lavoro, gente che ha perso le famiglie. Per questa curva, e questa curva noi sentiamo che deve andare avanti, perché è qualcosa che noi lasciamo. È una cosa che senti tua come un figlio. E infatti dopo il caos che è uscito tu hai detto non vogliamo, andiamo avanti. Certo. Come si va avanti dopo l'inchiesta del genere? Testa bassa, vai avanti e ricominci dal passato, perché io penso che se non hai un passato non puoi avere un grande futuro, perché il passato ti dà le basi solide per poi andare avanti con altre idee, altre cose, perché è normale, cambiano i tempi, cambiano anche le esigenze. Perché adesso forse si è un po' generalizzato, Nino, dimmi anche un po' te. Ma io non voglio parlare di questo, perché comunque io ti dico una cosa. Io ho sempre fatto parte dei direttivi e quello che mi interessava è che la curva facesse coreografie, che la curva i ragazzi andassero in trasferta, se ci venivano spese legali erano pagate, e questo succedeva. Poi io, di tutto quello che si dice, io non so niente. Io so solo che la curva andava avanti e negli ultimi 2 anni era una gran curva perché cantava tutto lo stadio. Io da piccolo sognavo sempre che tutto lo stadio cantasse. Quando lo vedi, cosa vuoi di più? Io mi chiedo che cosa ci dia, ma vederlo sta per uno che poi ha preso 32 anni di fida ed è 11 che non ci va allo stadio. Capisci che vederla dal di fuori ti fa male, ma ti fa ancora più godere. Se qualcosa non andava sarei stato il primo a dire no, c'è qualcosa che non va. Adesso tutti sono volta faccia, però io guardo cos'era la curva, non tutto il resto. E dunque non ho niente da dire. Io non giudico nessuno, perché sono il primo che deve essere giudicato, dunque non mi posso permettere di giudicare nessuno. Nel tempo invece è cambiato il rapporto con la tifoseria del Milan, o è sempre stato? Ma guarda che si parla del patto è stato fatto nei primi anni 80.
con il Milan. È stato da 40 anni che c'è questo patto, forse di più. Ma ce lo puoi spiegare te questo patto? Ma il patto è stato fatto perché nei primi anni 80 i derby si è arrivato pure a sparare allo stadio. Poi il fatto che comunque nelle tifoserie c'era chi apparteneva a quella zona, c'era la delinquenza, la prima delinquenza milanese. Uno non se le teneva le botte. Uno poi ti veniva a prendere in zona, come si faceva una volta. Quelli di Piazza delle Alpi andavano in Barona. Cioè, era così. E la cosa era degenerata a un certo punto, anche perché io andavo a scuola con un mio compagno, poi solo perché lo trovo allo stadio io dovevo sprangare, cioè capisci? Poi mi ritrovavo una settimana con lui a scuola. Io penso che Milano sia Milano, dunque tu devi proteggere Milano. E proprio per il buon senso ha portato proprio a questo. Ora si parla, patto, ma non è vero, il patto c'è sempre stato. Ci trovavamo tutti quanti allo stesso bar. Per anni ci siamo trovati al baretto, tutti quanti, tifoserie del Milan, tifoserie dell'Inter. C'era questo patto e tutti l'hanno rispettato e accettato, perché sapevi che comunque era per il bene. Poi in quel periodo ricordati che si trovavano quelli di sinistra e di destra per picchiarsi. E nella tifoseria dell'Inter trovavi quelli di destra e quelli... Dunque era un cane che si mordeva la coda. E il patto è nato per quello, è nato dagli anni Ottanta, ora se ne parla sto patto. Il patto è dagli anni Ottanta che c'è, punto, fine. Dicono che la curva dell'Inter abbia copiato un po' quello del Milan, lo smentiamo, no? No, ma no, a prescindere che noi in Curva Nord siamo stati i primi a metterlo in trasferta, dunque, diciamolo. Anzi, il primo CN69 si metteva quando io ero in carcere, Ciccarelli Nino 1969, mettevano lo stendardo, e da là poi è nato tutto. È nato perché dopo tutto, dopo la storia di Vittorio, c'era bisogno di compattarsi. Ci siamo compattati, abbiamo deciso di fare un unico gruppo perché capivamo che in quel momento c'era disgreganza tra i gruppi, ognuno pensava a se stesso, punto, solo per quello. Perché poi ogni gruppo era autonomo, vendeva il suo materiale, vendeva le sue cose. Che perché era più semplice portare uno striscione unico in giro, sia proprio per tutti i divieti che ti creano. Perché io, per esempio, Viking ora è bandito. Il tuo gruppo com'è nato? Il gruppo è nato da me. Da me e 4-5 miei amici che ci trovavamo. Ma più che altro perché ai tempi, per farti riconoscere, dovevi darti un nome. E allora noi eravamo i 4-5 ragazzini e dicevamo come ci chiamavamo. Oh, cosi, siamo i vichinghi. Ci piaceva sto fatto che loro andavano, navigavano, conquistavano, andavano ovunque. Hanno girato, stati i primi pionieri del mondo e noi ci sentivamo come loro. Pronti alla battaglia, pronti a viaggiare ovunque. Tu quando torni allo stadio? Ah, non lo dico, se no mi arriva un'altra diffida. Cioè, io non vedo lo stadio da quasi 11 anni, dunque. E non è neanche semplice poi stare dietro a tutte le cose non potendoci andare. Perché poi tutte le persone che ti sono vicine e che potrebbero gestirla sono tutte diffidate come te. Sai che non me la ricordo tanti primi scontri, perché forse mi ci trovo sempre. Dunque, mi ci sono sempre trovato, dunque, mi piaceva, ma anche perché poi venivamo dalle periferie e eravamo abituati a picchiarci per la strada, a fare, dunque. Per me non era a scuola ti picchiavi, a scuola ti picchiavi sempre. Perché comunque avevi o il pallone o ti picchiavi, non è che c'avevi due cose. Ma una volta andavi in 50, in 60, sapendo che non c'era polizia. Dunque, sapendo che l'altra tifoseria ti aspettava. E io penso che negli anni 80 il vero movimento ultra sia stato quello, anche perché... Poi veniva dagli anni 70 dove c'erano le varie manifestazioni politiche, le cose. La gente era già abituata a scendere in piazza a fare guerriglia. È stato riportato allo stadio poi. Tu andavi in 70 non c'avevi niente. Cioè, no. A prescindere andavi senza pagare i treni, senza perché non c'aveva una lira. Il vero ultra è quello che andava in trasferta senza una lira. E quello che non c'aveva una lira in qualche modo riusciva a entrare allo stadio. Però ti univa questa cosa. E sapevi che là era vita mia, morte tua. E la sfida ti piaceva, perché poi se vincevi sugli spalti eri felice. Dicevi, noi siamo, la nostra curva è la più tosta, hai capito? Tu le davi, le prendevi? No, mi divertivo. C'è questo tuo nickname che è passato, com'era, ombrello, com'era? Ma no, ma quello, ti spiego, perché quando il tempo si mette brutto e dici, qua piove, si mette male, tu apri l'ombrello. E tu eri l'ombrello per i tuoi amici? Facevo coprivo. Ma no, è la mia vita, non è che alla fine io l'ho fatto per mia scelta, non me l'ha imposto nessuno. Ecco, l'essere ultra è che tu scegli quello che vuoi fare. Non è come al lavoro che sei obbligato a farlo.
fai più sacrifici quando vai a lavorare, perché magari ti alzi anche prima di quando uno si alza per andare a lavorare, però è una tua scelta, una cosa che vuoi fare tu. Non è tutto collegabile al pugno la vita dell'ultras, capisci? Anzi, quella è la fase proprio... È come quando un pugile si allena per 2 mesi per fare un incontro. L'incontro, quello è l'atto finale, ma l'atto che può capitare. Il tifoso meglio, il tifoso semplice, insomma, non ultras, come vi vede da fuori? Come può capire? Ma io ti dico... Non lo può capire. Ultimamente vedevo che tutto lo stadio, anche manifestato la volta che non eravamo in curva, quando siamo entrati ha manifestato con un applauso che la curva ci fosse. Vuol dire che si avvicina di più, si sta avvicinando di più. Magari anche i social ti danno quell'idea, la vedi, vuoi appartenere. Prima era una cosa di nicchia, prima per entrare avevi paura perché non conoscevi, ora inizi, hai più modo di conoscere le persone, lo stadio, la curva. Perché le hai aperte, i social secondo me sono serviti per poter far vedere quello che magari la gente prima non vedeva, anche la parte buona soprattutto della curva. Cioè adesso vedi ecografie, vedi la beneficenza, vedi questo, vedi quell'altro, vedi i sacrifici. È diventato più figo andare allo stadio oggi? Ma non lo so, io non ci vado, non ti posso dire. Se vuoi ti posso dire se è più bello andare in questura a filmare, però... 20 anni fa non si faceva un sold out su tutte le partite di campionato, anche quelle meno importanti, no? Ma è proprio perché è diventato, ormai ci devi essere, ormai è diventata una figata andare allo stadio, capito? Andiamo allo stadio, sono fego. Prima invece era sacrificio andare allo stadio, perché non c'era una lira per tirarti sui soldi del biglietto. Quando costava 5.000 lire il popolare, 5.000 lire erano come 50 euro adesso, ed è, ora paghi 150 euro secondo anello, c'è follia. Però hai capito, poi vanno a vedere perché hai venduto un calendario a 8 euro, che poi hai fatto una coreografia da 12.000 euro. Con la Juve un secondo anello, l'Inter l'ha messo a 150 euro. Ragazzi, è proprio lì. Ma Nino, la società non vi aiuta mai? No, la società, poi in questo momento poi è sempre stato che quando avevamo bisogno, magari ci agevolava sul fatto, dovevi andare in 200 in trasferta se c'era la possibilità che potevamo avere quelli, ma pagandoli e tutto come tifosi normali. La polizia lo sapeva, ma io guardo che poi non parlo della società, ma non perché c'è qualcosa con la società. Io ho fatto l'ultra, cioè, a me interessava fare altro. Come si faceva prima quando non c'erano i tornelli? Com'era il meccanismo? Si scavalcava, che bello. Penso, andavo la mattina quando avevo 12-13 anni, scavalcavo dalla mattina alle 8 perché la partita era la sera quando ti nascondevi dentro lo stadio, che i poliziotti ti cercavano. Tu dovevi nasconderti, ma eravamo dentro 200-300 persone. Non ti dico i derby che eravamo 500 da una parte, 500 dall'altra. Quando andavi allo stadio la domenica, com'era la giornata? Tipo, che si faceva? Cioè, si andava a cercare gli altri tifosi all'inizio, era una caccia continua. Sì, e perché una volta non facevamo tante coreografie, allora evitavamo che la facessero gli altri. No, già a metà l'avevamo fatta. Una volta c'erano due bandiere, due cose, cioè noi, io mi ricordo che la tifoseria del Milan era spaziale confronto alla nostra come coreografia, organizzazione, però noi godevamo perché eravamo più cattivi. Perché loro sono partiti prima? Loro erano molto più organizzati, sì, gli anni sono quelli, però loro erano proprio organizzati, loro erano tantissimi. Ma non per altro, perché quelli della curva del Milan si ritrovavano a manifestazioni di sinistra e si aggregavano, hai capito? Cioè, mai avuto paura? La paura ti aiuta, se non c'è paura sei un pazzo. La paura ti aiuta a capire nei momenti difficili cosa devi fare, qual è la cosa migliore da fare. E io sbagliavo sempre. E io non ne ho azzeccata una, però...